Ok, va bene, la fa dopo. Possiamo? Uno ciascuno? Sì. Allora, vincere è sempre difficile, ripetersi lo è ancora di più. Che sapore ha questo secondo successo? Ma sai, vincere è sempre stupendo ed è sempre più difficile perché ormai è una guerra. Vincere è sempre bello, come ripeto, e ogni vittoria ha un sapore diverso. Oggi ripetersi è stata dura e sono molto felice perché ho una divisa nuova come la Lampre, una squadra molto importante Pro Tour nel mondo. E spero di contraccambiare che Saronni che mi ha voluto in questa squadra. Un test quello di questi tre giorni positivo, cosa si aspetta Pietro Polli da questa stagione e la sua squadra? Ma sì, un test positivo perché insomma ho vinto la prima tappa, ho mantenuto la maglia, ma l'ho mantenuta grazie anche alla squadra che è andata fortissimo. Cosa mi aspetto? Io mi aspetto di andare bene, cercherò di confermarmi, di impegnarmi e di ripetere sempre ottimi risultati. Qual è le difficoltà di questo giro? Ma ieri è stato il tempo molto freddo, è stata una delle difficoltà, poi anche i concorrenti sono partiti forti, anche loro come la stagione, e poi ci si gioca sempre sugli abbuoni, non bisogna mai perdersi d'occhio e quindi anche oggi in volata ho cercato di mantenere le ruote dei miei avversari perché 6 secondi è un attimo. La stagione così fa comunque morale? Eh sì, fa morale e adesso è anche dura a mantenersi così. Ripeto, ce la metterò tutta. Cosa si porta a Pietro Polli della Calabria, della provincia di Reggio Calabria in particolare? Ma mi porta fortuna e quindi bei ricordi. Grazie.